loro possono sportare via le unghie delle dita. Per questo motivo la vita quotidiana loro hanno paura di pagare le punte. Tante punte, esistono tante punte. Per questo motivo loro sempre rimangono strette, con calma, con pace. Non ho sentito, signor, pena di morte, perciò che esiste tante norme prima di dare questa pena di morte, loro verificano che questa persona ha la famiglia e ci sono i loro bambini, bambine, mogli e altre tante cose, loro verificano. Ma il mio career in questo paese, nei scorsi tanti anni, non ho visto, che non ho sentito mai. Ma quando si fa qualche parte di crimine, quando lo arrestano, loro non danno informazioni cosa è successo in dentro. Cosa è successo in dentro. E questa parola è molto importante. W-A-D-I. W-A-D-I. Wadi. Wadi. Se andate qualsiasi parte di Oman, ogni parte, ogni città, ogni villaggio si vede questa parola scritta, Wadi. Wadi vuol dire questi canali dove loro raccogliono questo l'acqua di piove e fuori circa di 130 km lontano di Muscat, fra le montagne, hanno fatto una diga con aiuto dei francesi, una diga hanno fatto nel 2008. Per andare là. Dove? Nel centro. Ok. Circa 20-22 km quello che noi abbiamo la prima tappa. 22 questa cupola bianca che viene adesso per i bambini, è una biblioteca per i bambini al lato a destra, e dopo un attimo si vede a destra e a sinistra che viene due bellissime moschee delle famiglie che hanno costruito queste moschee private, ma qualcuno può andare per fare la preghiera, ma solitamente ai islamici. Circa di ogni parte si vede le moschee, moschee al lato a destra, anche in un attimino, ne mettiamo a mano a sinistra anche. Circa di 9.000 le moschee noi abbiamo in tutto l'Oman. Circa 9.000 le moschee noi abbiamo in tutto l'Oman.